Claudio e tutti voi, bellissimo essere qui. Parto ovviamente da te, Claudio, perché ti conosciamo come uomo di spettacolo poliedrico, eclettico. Qui ti troviamo anche regista dietro la macchina da presa per la prima volta. E quindi che lavoro è stato quello di adattare il romanzo di Fabio Bartolomei per lo schermo? E soprattutto, che ottica hai avuto nell'adattare questo romanzo con un tema così complesso per un film però mainstream per tutti, soprattutto per le famiglie? Ma guarda, già il libro lo era, lo è secondo me, perché è un libro che è ambientato in un momento tragico della nostra vita, la Seconda Guerra Mondiale, la Shoah, il 43 è stato anche degli anni, dei 5 anni della guerra, è stato l'anno forse peggiore, no? Dopo l'8 settembre, prima poi col 16 ottobre, di cui ricade l'anniversario proprio fra pochi giorni. Però già il libro era trattato, i personaggi loro, un po' perché sono bambini, un po' perché sono ingenui, dicono delle stupide cose che io leggendo quel libro ho riso davvero, sorriso, a volte ho proprio riso e ho cercato di fare la stessa cosa al cinema, no? Quindi che non è stato facile, devo dire, perché stare su questo crinale tra commedia e tragedia non si doveva, secondo me, esagerare in un senso né nell'altro, essere troppo. Mi sembra che non sia, dillo tu, cioè dovete dirlo voi spettatori, non mi sembra che sia ideologico, cioè non aveva, no, tranne che, vabbè, guerra è brutta, ma diciamo è una cosa quasi lapalissiana, mi viene da dire, no? Tranne il fatto che c'è gente che la fa ancora, quindi non tutti la pensano così, probabilmente, se ancora ci sono guerre vuol dire che non tutti sono d'accordo. E quindi già questo, dire che la guerra non va fatta, che è brutta, è già. Però tutto il resto è libero di dialoghi, di situazioni, quindi e già il libro era così. Io ho cercato di replicarlo, di ripeterlo al cinema, ha tante possibilità in più, no? Alcuni in meno, cioè il libro poi sono le descrizioni, no? Dei ragazzi, degli ambienti, e al cinema però ci sono le immagini, i costumi, le loro facce che dicono a volte più cose che non tante parole. Allora, quest'altra domanda invece la rivolgo a tutti voi ragazzi. Questo film è filtrato appunto attraverso l'occhio dell'innocenza dei bambini, il gioco che racconta un orrore. E i vostri personaggi mostrano coraggio, purezza, sensibilità. Secondo voi oggi tutto questo si è un po' perso? È una domanda un po' impegnativa, però. Secondo me sì, perché questi ultimi anni i ragazzi comunque sono, compresa io, siamo sempre sul telefono, magari. Lei è una famosa TikToker, fa dei balletti su TikTok. E magari siamo un po' più sul telefono che magari usciamo oppure incontrarci dal vivo, oppure come ho detto lui prima, facciamo delle videochiamate magari. Quindi secondo me è un po' cambiato tutto. Secondo me i ragazzi di oggi sono meno coraggiosi, diciamo, di quelli delle generazioni precedenti perché quelli, diciamo, vecchi si dovevano adattare alle situazioni. Invece noi abbiamo tutto a portata di mano comunque e siamo sempre, diciamo, nella nostra comfort zone. Io penso comunque di sì, che un po' l'abbiamo perso, no? Questa è un po' l'innocenza, perché comunque adesso con Google, con i telefoni, sappiamo molto di più di bambini di quell'epoca che sapevano quasi niente, lo sentivano dai genitori, però più di quello no. Però comunque, perché c'era una domanda che è un po' simile a quella, che era se i bambini di quel tempo sono cresciuti, crescono più velocemente, no? Io penso siccome c'era la guerra, erano costretti loro a crescere più velocemente, ma io penso che comunque noi, anche senza la guerra, comunque siamo un po' più adulti, perché abbiamo queste possibilità di sapere molto, molto più cose. Alessio, sentiamo Alessio. Anche secondo me tutto questo si è, non del tutto, però una gran parte si è persa, anche perché con le tecnologie di oggi. Claudio, un'ultima domanda. L'hai già anticipata prima in parte. La leggerezza, la profondità del tema, mediare questi due aspetti così apparentemente diversi tra loro, ma poi in realtà è la lezione anche di Kundera, la leggerezza e pesantezza che si inseguono.
E l'umorismo, secondo te, è un po' un grimaldello per scardinare anche certi temi scomodi e per poterne parlare? Assolutamente sì. È solo dei bambini o dei vecchi o dei matti, no? Queste, no? Che possono, con la loro ingenuità reale o presunta tale, no? Perché poi vedi che sono bambini, ma la sanno lunghissima. Cioè, certe cose anche più di noi. Però sono sempre bambini, per cui possono permettersi di dire, fare cose scorrette. Quindi a me quello che è piaciuto di questa storia è poter, come dicevo prima, non è ideologico, ma addirittura, dico di più, a volte è proprio scorretto. Se uno prendesse delle, singolarmente, delle scene, ci sono lui che sputa l'ebreo perché è ebreo, semplicemente, cioè delle frasi, delle cose, le donne, cosa dici tu, le femmine devono stare... Devono stare a casa a fare figli per il tuyo. Detto da un piccolo balilla che lo senti dire dai genitori, finché vuoi, però tanto sono cose dette, che ovviamente dette per far vedere la follia di quelle frasi, di quelle cose, oggi, insomma, poi non so, se ti stavo dicendo siamo tutti, non è vero che siamo tutti femministi, siamo tutti, no, pensiamo che le donne, non è così. Quindi dirle, anche con questa, detto da un bambino simpatico come lui, una frase agghiacciante come quella, le femmine devono stare a casa a fare figli per il duce. Può essere di insegnamento a far sì che non torni mai più quella roba là.